scelta, io credo più che mai attuale. Io ho due ringraziamenti che voglio fare. Il primo ringraziamento è come generazione. Grazie, perché so di essere in debito nei confronti delle tante generazioni che hanno tenuto viva la memoria dell'antifascismo e la militanza antifascista in questo paese, mentre c'è chi non votava la Costituzione repubblicana e oggi è al governo di questo paese. Il secondo ringraziamento lo voglio fare ovviamente da segretario generale della Camera del Lavoro, ma voglio con voi ragionare di che cos'è per la destra, di cos'è sempre stato il lavoro per la destra e i lavoratori per la destra. La destra di questo paese vorrebbe non soltanto le lavoratrici e lavoratori senza i diritti, ma li vorrebbe senza la parola, li vorrebbe privati della cittadinanza sul posto di lavoro, privati della libertà sul posto di lavoro. E invece la storia della resistenza è una storia che ci dice che i lavoratori assumono, prendono parola, quando prendono parola e assumono la